Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Palworld e in questo video andremo a vedere quali combinazioni uniche ci sono in questo titolo. Per combinazioni uniche intendo quali pal possiamo ricavare solo ed esclusivamente da quella coppia di pal lì, se non da una coppia degli stessi genitori della stessa razza, ovviamente. Per cui sono pal che possiamo trovare anche nel mondo di gioco, ma che se vogliamo allevare, possiamo allevare solo accoppiando quei due specifici pal. Tanti altri pal sono allevabili da una marea di altre combinazioni, mentre quelli che vedremo in questo video no, saranno allevabili solo ed esclusivamente dalla combinazione che vi mostrerò. Il primo che andiamo a vedere è il Relaxorus Lux. Per andare ad allevare lui avremo bisogno di un Relaxaurus, questa è la zona dove possiamo catturarlo, e uno Sparkit che si trova tranquillamente nelle zone iniziali del gioco. Accoppiando questi due pal otterrete un Relaxorus Lux. Il prossimo che andiamo a vedere è l'Incineramn Noct. Questo pal qui, oltre a trovarlo nel mondo di gioco, possiamo andarlo ad allevare con Incineram, che troviamo in queste zone qui, quindi nella zona vulcanica, la zona più calda della mappa, e Marite, pal che possiamo catturare esclusivamente di notte in questa zona qui, quindi nella zona più a nord, nella zona più fredda del gioco. Vi mostro per completezza anche come allevare il Mau, perché questo particolare pal lo troviamo solo ed esclusivamente nei dungeon, e se non troviamo un dungeon in cui all'interno c'è il Mau, vi mostro come poterlo allevare, anche se questo Mau può essere allevato da veramente una marea di combinazioni, ma ve ne mostrerò un paio che potrete tranquillamente fare tutti perché sono pal che si trovano veramente a inizio gioco. Potrete ricavarlo allevandolo tramite un Lambal oppure un Cattiva, pal che si trovano tutti e due veramente a inizio gioco, come potete vedere, e potete accoppiare uno di questi due pal con il piccolo Tifant, l'elefantino. Anche lui si trova tranquillamente nelle zone iniziali ed è molto molto facile da catturare. Accoppiate lui con uno dei due che vi ho mostrato e otterrete il piccolo Mau. E dal piccolo Mau potremo andare a ricavare il Mau Crist, quindi ci servirà di conseguenza il Mau e il Pengulet, che si può trovare tranquillamente a inizio gioco proprio nelle zone iniziali. Si trova un po' dappertutto ed è molto molto facile da catturare. Il prossimo è il Onewin Crist, ottimo per il trasporto e la refrigerazione, e per ottenerlo tramite accoppiamento ci servirà il Onewin, quello base di fuoco che troviamo tranquillamente nelle zone sia vulcaniche sia nella zona un pochino più avanti rispetto alla zona iniziale. Non è difficilissimo da catturare, per cui si può prendere molto molto facilmente. Questo giovinotto lo facciamo accoppiare con Foxile, Pokémon bellissimo, ottimo solo per la refrigerazione. E lo possiamo trovare proprio nella zona, quella innevata, diciamo vicino, se non ricordo male, alla seconda boss fight. Comunque si vede benissimo dalla mappa, è un pochino a nord. Il cervetto, dal nome impronunciabile, invece, la versione Terra la possiamo trovare sia nel mondo di gioco, oppure possiamo molto più facilmente ricavarlo dal cervetto base che si trova proprio nelle zone iniziali. È molto molto semplice da andare a catturare, è anche un'ottima cavalcatura a inizio gioco, e lo facciamo accoppiare con Anghiu, questo coso brutto con le braccia lunghe, arciuffo, inguardabile, e lo possiamo trovare nelle zone un pochino più avanzate. Non è difficilissimo da catturare, ma essendo tutto storto, tutto lungo, da colpire è un po' una rottura di cippette, ma comunque si cattura abbastanza facilmente.
Accoppiateli per avere un bel cervetto di terra. Il prossimo che andiamo a vedere è il Prin Noct, bellissimo PAL, che ci darà la possibilità di averlo sia come falegname di livello 1, ma un cuoco un pochino più capace perché ha sputafuoco di livello 2, oltre al fatto che esteticamente è qualcosa di bellissimo, veramente. Per ottenerlo basterà allevarlo facendo accoppiare il Pirin, perché Prin si chiama Pirin, ma vabbè, il Pirin di fuoco ovviamente, quello base che possiamo trovare nella zona vulcanica, e Catres, ottimo anche questo PAL perché è lavoro manuale, realizzazioni medicinali e trasporto di livello 2 e lo possiamo trovare in queste zone qui solo ed esclusivamente di notte. Fategli fare all'amore e loro tireranno fuori un bel Pirin Noct. Il prossimo che possiamo allevare con una coppia unica è il Mamorest Crist. Questo particolare PAL, bellissimo, enorme, imponente, importante, lo possiamo ovviamente andare a ricavare facendo accoppiare il Mamorest base, che troviamo proprio a inizio gioco sotto forma di boss fight, non propriamente affrontabile all'inizio perché è parecchio incazzoso, ma poi lo potremmo trovare anche in forma più selvatica rispetto al boss in giro per la mappa. Come potete vedere, questi sono i punti. Se gli mettete un bel fuocherello sotto al sederino, lui prenderà fuoco e lo catturerete molto molto semplicemente. Lui lo facciamo accoppiare con il buon Vumpo, bellissimo, guardatelo qui che stile. Lui è ottimo perché ha trasporto di livello 4 e falegnameria di livello 2, vabbè, lavoro manuale e refrigerazione di livello 2, falegnameria, scusate, di livello 3. Lui è ottimo proprio per il trasporto di livello 4 e lui possiamo trovarlo nella zona nord, quindi nella zona più fredda che c'è nel gioco. Il prossimo che andiamo a vedere tramite accoppiamento unico è Mossanda Lux. Bellissimo, lo troviamo anche sotto forma di boss fight, ma se volete ottenerlo allevandolo, potrete ovviamente utilizzare il primo genitore, che è il Mossanda di base, che trovate in queste zone qui. È un pochino alto di livello, ma comunque non è troppo difficile da catturare, e lui potremmo farlo accoppiare con il buon Grizzbold, che possiamo anche catturare nella boss fight, ma se volete trovarlo allo stato brado, vi dovrete recare su quell'isoletta lì, quella un pochino nascosta, un pochino segreta, proprio a sud, vedete? Vi spostate lì e lì potrete catturarlo. Ma se volete catturare la sua versione nella boss fight, trovate il video, sempre link in descrizione e nel primo commento, all'interno della playlist che appunto vi abbiamo linkato. Dategli un'occhiata e catturatelo magari anche sotto forma di boss, almeno finché non correggeranno questo particolare glitch. Il prossimo che andiamo a vedere è il Dinossom Lux, che si può ottenere allevando o facendo accoppiare il Dinossom base, che si può trovare tranquillamente a inizio zona e anche in altri punti che vedete qui sulla mappa. Rayound, facendoli accoppiare, tireremo fuori il Dinossom Lux. Lui lo possiamo trovare, come potete vedere, nella parte su un pochino a nord della mappa, oppure ovviamente, se avete fortuna come l'ho avuta io, potete schiuderlo da un uomo, da un uovo che trovate in giro. Ora tocca al piccolo porcospino Jolton Crist. Lui lo possiamo allevare facendo accoppiare Jolton, che è un piccolo porcospino elettrico che possiamo trovare in queste zone della mappa, sempre più o meno nelle zone iniziali, e lo facciamo accoppiare con il piccolo pinguino Pengulet. Questo c'è da de brutto, eh? E anche lui, come già detto prima, lo possiamo trovare sia nelle zone iniziali sia un pochino sparso per tutta la mappa. Il prossimo che andiamo a vedere è l'Ice King Paka, bellissimo, refrigerazione di livello 3 e raccolta di livello 1, quindi come freezer ci funziona bene. Per ottenerlo tramite allevamento dovremmo far accoppiare il buon King Paka, boss fight che possiamo trovare comunque nelle prime zone, oppure lo potete catturare
su quell'isoletta lì che vedete un pochino sulla sinistra, più o meno verso il centro della mappa, a sinistra. Lì lo potrete trovare allo stato brado, ma vi consiglio di catturare il boss, lo trovate molto più facilmente e lo vedete chiaramente sulla mappa. Si trova infatti proprio in questo punto, esattamente nelle zone iniziali. Questa è la zona iniziale e proprio qui trovate il boss King Paka. Lo dovrete far accoppiare con Rendrix, questo bellissimo cervetto di ghiaccio, veramente bello, 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 e lo possiamo trovare nella zona un pochino più a nord. E anche dove andiamo a beccare il secondo boss. In quelle zone ne troviamo tanti. Non è difficilissimo da catturare, ma portatevi qualche palletta di livello superiore. Il prossimo che andiamo a vedere è Litzpunk Ignis, che non è niente di che, ma comunque se volete collezionarli tutti bisogna averlo. Lui, per averlo, bisogna accoppiarlo con il Litzpunk che troviamo in questa zona qui, sempre nella zona vulcanica. In questa zona ci trovate anche il Litzpunk Ignis se non volete allevarlo, e potrete accoppiarlo con Flambelle, fighissimo questo pallo, molto molto carino, una piccola candela che possiamo trovare sempre nella zona vulcanica e anche in un altro punto della mappa. Questo pallo è molto molto utile perché se lo mettete all'interno di un allevamento vi dropperà l'organo per l'iniezione, per l'iniezione, senti a me, per l'iniezione. Quindi se volete fare scorta catturatene tre o quattro, metteteli negli allevamenti e loro vi produrranno quest'organo veramente ottimo. Accoppiandolo appunto con il Litzpunk otterrete Litzpunk Ignis. Il prossimo che andiamo a vedere è Robin Kill Terra, raccolta di livello 2, lavoro manuale, trasporto sempre di livello 2, poi a falegnameria e realizzazione di medicinali a livello 1. Lui, oltre che a trovarlo in giro in quella zona della mappa, lo possiamo allevare con ovviamente Robin Kill, che è la base, e lo troviamo in questa zona qui, vedete, poco più su della zona iniziale, e dovremmo farlo accoppiare con il piccolo Foodler, molto molto carino. Questo lo troviamo in quella zona lì e anche nella zona più a nord, si trova anche in diversi dungeon, io l'ho trovato lì. Il prossimo che andiamo a vedere è il Blazowl Noct, che possiamo sempre trovare di notte nella zona vulcanica, ma possiamo farlo accoppiare con il Blazowl, che sì, possiamo farlo accoppiare. Avete capito? Possiamo allevarlo facendo accoppiare il Blazowl, che lo troviamo sempre nella zona vulcanica, insieme a Felbat, che troviamo in questo punto qui. Giustamente da qua non ce lo fa vedere perché è una boss fight, quindi ve lo mostro direttamente dalla mappa. Quindi questa è la zona iniziale. Andando in su, in questo punto qui troverete la boss fight e potrete catturarlo semplicemente affrontandolo. È di livello 23. Queste due isolette fanno parte di quelle isole in cui potrete respawnare una volta morti, per cui respawnate qui, attivate questo viaggio veloce e poi dirigetevi da lui. Molto molto semplice, non è difficilissimo da affrontare, per cui è anche facilmente catturabile. Il prossimo che andiamo a vedere è il Surfent Terra, che ha raccolta di livello 1 ed è specifico solo per questo lavoro. Per ottenerlo potremmo utilizzare Surfent, che è invece irrigazione di livello 2, è un pochino più capace del compare, e lo possiamo trovare in queste zone qui che vedete sulla mappa. E potremmo farlo accoppiare con il buon Dumund che troviamo in queste zone qui, come potete vedere, e accoppiandoli appunto otterremo il Surfent Terra. Il prossimo che andiamo a vedere è il Bronsherry Acqua, questo qui che è bellissimo e ha irrigazione di livello 3, solo ed esclusivamente quello, quindi molto molto utile per mansioni specifiche. Per ottenerlo dobbiamo far accoppiare il Bronsherry, che lo troviamo in queste zone qui, comunque sempre nelle zone iniziali, non è difficilissimo da catturare,
lo facciamo accoppiare con il piccolo Fuac, fichissimo questo paperotto d'acqua, e lo troviamo proprio nelle zone iniziali, veramente facilissimo da catturare e quindi molto molto semplice ottenere questo particolare palla. Il Gobfin Ignis lo possiamo ottenere con una particolare fusione, quindi il Gobfin di acqua. E lo troviamo in questa zona qui, non è particolarmente difficile da catturare. Ovviamente anche questo si trova in natura e lo trovate nella zona vulcanica, ma se lo volete allevare, Gobfin di acqua insieme a Robin, fichissimo, no, Robin, non Robin, quello è Robin Hood, mi sono sbagliata. Robin, la volpetta focosa con il papillon, quanta eleganza. E questo pal lo troviamo in tutte queste zone qui. Anche questo non è difficilissimo da catturare, si può già fare comunque poco dopo l'inizio del gioco. Il prossimo che andiamo a vedere è Ice Reptyro, fichissimo, anche questo, attività mineraria livello 3 e refrigerazione di livello 3. Questo pal, per ottenerlo, possiamo farlo accoppiare con Reptyro, che troviamo in questa zona qui anche durante il giorno, ovviamente, quindi nella zona vulcanica, insieme a Foxile, che abbiamo già visto dove trovarlo, ma ve lo rimostro in quella zona lì. Per ottenere l'Eileen tramite allevamento, oltre che catturarla come boss finché non correggono il glitch, possiamo far accoppiare Petalia, e la troviamo in questa zona sud, in questo isolotto un po' nascosto a sud, insieme al Pacioccoso Mossanda, fichissimo, che possiamo trovare in questa zona. E il buon Gritzbold lo possiamo ottenere accoppiando Rayound, che possiamo trovare in tutta quella zona lì, insieme a il buon Mossandone, anche lui ci dà di brutto, sempre in questa zona qui. Orsec invece, che è questo pal qui, che è bellissimo ed è fortissimo e vi dà l'organo elettrico se lo catturate o se lo uccidete, lo potete ottenere facendo accoppiare il bellissimo Gritzbold, e abbiamo visto sia come ottenerlo, ma vi mostro anche l'habitat, ed è sempre in quell'isoletta sud, facendolo accoppiare con il Relaxaurus, questo dinosauro tipo Denver, però è azzurro. Chi se lo ricorda Denver? E lo possiamo trovare in quella zona lì. Il bellissimo Faleris, questo piccione fantastico che ha trasporto e sputafuoco di livello 3, quindi molto molto utile, lo possiamo ottenere facendo copulare il buon Vanrim, questo piccione che io odio un po' perché è sempre malato, molto cagionevole, e lo possiamo trovare in questa zona qui, quindi sempre nella zona di fuoco e anche in quell'altro punto della mappa che vedete a schermo. Insieme al buon Anubis, eccolo qui, questo è fantastico per il lavoro manuale, qualcosa di spettacolare per la vostra base. Lo potete trovare non si sa dove, in realtà sì, perché c'è una boss fight, ma c'è anche un modo per ottenerlo attraverso le uova, bensì facendo accoppiare Incineram insieme a Surfent oppure il buon Elpidran, per cui fatelo copulare con loro due e otterrete Anubis. E quindi, tornando al buon Anubis con Valrim, facendoli accoppiare otterrete appunto Faleris, questo piccione di fuoco spettacolare. Secondo me è bellissimo, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, ma secondo me è qualcosa di, cioè, oh, bello. Rosso, nero e oro, meglio di così. Per ottenere Angiocris, che non ha voglia di caricarmi a mezz'ora che sto sulla schermata, ma non ne vuole sapere, per cui accontentatevi dell'immaginetta piccolina. Comunque, per ottenere lui dovremmo far accoppiare questo bruttazzone di Angius insieme, ovviamente vi faccio rivedere l'habitat, anche se l'abbiamo già visto, eccolo qui, molto semplice da catturare come già detto, insieme al piccolo Sui creeranno appunto un Angiocris, un Angio congelato, quanto è bellino. Questo lo troviamo bene o male sempre nelle zone ghiacciate, quelle che vedete qui sulla mappa. Anche lui non è difficilissimo da catturare. Per ottenere Frostalion Noct, bellissimo, e a raccolta livello 4, quindi è utilissimo, dovremo far accoppiare Frostalion
ha rifrigerazione livello 4, ottimo anche lui. Non c'è l'habitat perché anche lui è un boss che potete trovare in questa zona qui, ve lo mostro. Eccolo qui, proprio nella parte nord. Vedete, sempre col trucchetto della base, come abbiamo fatto per il Jet Dragon, link in descrizione per il video, come praticamente distruggerli in pochissimo tempo, senza troppa fatica. E qui lo trovate, il buon Frostalion, qui trovate anche Ice King, eccolo qui, sempre nella parte nord, e quindi, insomma, in questa parte qui trovate lui, e dovrete farlo accoppiare con il bellissimo Elzelpir, eccolo qui, e anche lui lo troviamo esclusivamente di notte in tutta questa zona qui, quindi è abbastanza comune, la zona è abbastanza ampia ed è insomma di livello un pochino altino, per cui andateci preparati quando volete catturarlo. Per ottenere invece Shadowbeak, livello di raccolta 1, però anche questo è, mamma quanto è bello, quanto è bello. Se volete lo potete trovare anche su a nord in quell'isoletta piccola, ma potete farlo accoppiare con, cioè potete ottenerlo facendo accoppiare Itsan, che si trova in questo punto della mappa solo ed esclusivamente di notte, quindi vedete quella parte azzurrina. Non riesco a zoomare da Xbox, ma si vede più o meno nella zona dove becchiamo il secondo boss, insieme al meraviglioso Astegon. Lui ha attività mineraria a livello 4, è veramente cattivissimo. E lui lo potete trovare nell'isolotto sopra anche lui. E lo potete trovare anche di giorno, ovviamente. Anche lui di livello un pochino alto, per cui fate attenzione quando andate a catturarlo, andateci preparati. Ma se siete di livello basso e non riuscite a catturarlo, potete crearlo unendo questo coso brutto qui, Cryolynx, che trovate in questa zona, vedete nella parte comunque a nord, è un pochino alto anche lui di livello, ma riuscirete a prenderlo sicuramente in maniera più facile, insieme a il buon Grizzbold che abbiamo già visto. Lo potete trovare lì, potete catturarlo nella torre del boss finché non correggono il glitch, per cui potete farlo anche così. Potete volendo anche far accoppiare Grizzbold con Orsec, se volete, sempre per andare a creare Astegon, oppure con Jet Dragon anche. Lui ha diverse combinazioni per poter essere creato, vedete un po' voi, ve l'ho aggiunto giusto perché se non riuscite a catturarlo potete comunque andare a crearlo e magari Jet Dragon con il video che trovate sul canale è più facile da andare ad acchiappare, o comunque anche gli altri che vi ho mostrato. Per ottenere l'Aelin Noct, che è bellissima, dovete far accoppiare ovviamente l'Aelin, e vi mostro, si trova sempre su in quell'isolotto nascosto, con Benasting. Li fate accoppiare, questo qui lo trovate in quest'altro isolotto più sulla sinistra, sempre questo isolotto un pochino segreto, un pochino nascosto, e lì potete trovare Menasting. Girate un po', se non lo trovate fate avanti e indietro, si trova durante il giorno, però dovete girare, non è detto che lo becchiate subito. Su questi isolotti qui la particolarità, e direi anche purtroppo, è che non si trovano sempre subito tutti, per cui munitevi di una cavalcatura volante e fate il giro continuamente finché non vi spawna il pal che state cercando. Per ottenere al Elpidram acqua dovremo far accoppiare Turfent, che si trova in questo punto qui della mappa, vedete, in quella zona lì, e il piccolo Elpidram, bellissimo anche lui, e lui lo troviamo in quell'isolotto nascosto a sud, proprio diciamo dietro sotto la zona iniziale. L'ultimo che possiamo ottenere, e questo lo possiamo ottenere esclusivamente facendo accoppiare altri due pal, è il Suzaku Acqua, che ha un livello di irrigazione 3, e come potete vedere non possiamo trovarlo da nessuna parte, perché appunto per ottenerlo dovremmo far accoppiare Suzaku, che è questo qui ed è un boss, e lo possiamo trovare in tutta questa zona qui, e potete anche battere il boss che si trova in questo punto qui. Ve lo mostro subito, eccolo qui, Suzaku si trova qui nella parte nord, sempre in questa zona qui, praticamente vicino al boss, se riesco a inquadrarlo con decenza, della milizia volontaria. E qui potete batterlo e potete ovviamente catturarlo. Suzaku dovremmo accoppiarlo con lui, con Yorta
Yormutide, bellissimo. Comunque so quale Pokémon è. E lui lo potremmo trovare, come potete vedere dalla mappa, non si vede nulla perché anche lui è un boss. Oppure possiamo ottenerlo facendo schiudere un uovo. Io non credo di averlo trovato al momento, no, perché non l'ho affrontato. Forse l'ho visto, ma non, no, credo di non averlo neanche visto in realtà. Infatti, io l'ho fatto schiudere. E insomma, per avere lui dovrete accoppiare appunto Kuzaku e Anubis. Anubis abbiamo già visto come ottenerlo. Comunque. Eventualmente, ve lo ripeto, così non state a tornare indietro qualora non vi ricordaste, servirà lui Incineram e lui potremmo farlo accoppiare con Surfent oppure con Elfidram. Così, insomma, meglio dirlo due volte piuttosto che una. Ho messo una vita, giovani, per farvi questo video perché ho creato veramente gli accoppiamenti impossibili. Per vedere cosa usciva fuori. Detto questo, giovani, io direi che per questo video è tutto. Quindi, giovani, come al solito, mi raccomando, lasciate un like, commentate, condividete, iscrivetevi, attivate la campanella e vi do appuntamento al prossimo video.